E siamo giunti finalmente alla tanto attesa semifinale. Le squadre si giocano l'accesso a una delle partite più importanti della stagione. Gli interessi in gioco sono altissimi, eppure la tensione è alle stelle. Oggi vi parliamo dall'Arena Pontenova di Salvador de Bahia, impianto ricostruito tra il 2010 e il 2013 proprio in vista del Mondiale. Qui si sono disputate diverse partite della Confederation Cup 2013 e qui verranno giocati alcuni match del torneo di calcio delle Olimpiadi 2016 di Rio. Sta per avere inizio la sfida tra Olanda e Argentina. L'Argentina si gioca oggi l'accesso alla finale. Riuscirà a passare il turno? Hanno tutti i mezzi per farcela, ma dovranno scendere in campo con la giusta determinazione. L'Olanda si è vendicata, anche se solo parzialmente, per la sconfitta rimediata nella finale del Mondiale argentino del 78, eliminando proprio l'albiceleste nei quarti di finale dell'edizione francese 20 anni fa. Fu una delusione incredibile per una squadra che sembrava avere tutti i mezzi per tornare sul tetto del mondo. L'Olanda gioca sempre dei turni di qualificazione impeccabili. Poi però si perde un po' quando serve, come mai secondo te? Ci sono parecchi giovani ai quali va dato il tempo di crescere e fare esperienza. Ottima occasione! Non va, nulla da fare. Ottima chance, può contare sui compagni. Prova a sorprendere il portiere. Fucilata che non sorprende il portiere. Corner per l'Argentina. Andiamo a dare spettacolo quando ha la palla. Prova a servire Van Persie. Tenta! Il tiro è stato intercettato. Gli olandesi si preparano a battere un calcio d'angolo. Messi. E l'Argentina si porta in avanti. Higuain. E potrebbe essere un'occasione pericolosa, è raro che manchi il bersaglio. Dirkui. L'allenatore prepara un cambio. Cerca il gol, pare in qualche modo. Calcio d'angolo per gli argentini. E il Kun Agüero. Mascherano. E ormai in zona d'attacco. Tiro! Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Ha spazio per tirare. E si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Un pareggio giusto, Pecco? Non direi proprio, Fabio. Sul piano del gioco una squadra è stata nettamente superiore all'altra. Vediamo cosa succederà nella ripresa. Fa opposizione. La palla è lì. Mi è sembrato di vederlo un po' insicuro. Di Maria. Attenzione. L'Argentina usufruirà ora di un calcio d'angolo.
Jan Maat. Ecco il tiro, insuperabile portiere. Di arrivare in finale. Salvo sorprese, direi proprio di sì, Fabio. E rivediamo questo gol da un'altra angolazione. De Guzman. Con perizia salta l'avversario. Si fa sotto. Presa sicura del portiere. Fabio Carese e Beppe Bergomi vi mandano un affettuoso saluto. A presto.